Oggi con Angoli Trieste andiamo a scoprire il Porto Vecchio, una delle zone più rare di archeologia industriale ancora conservata in Europa. Pensate che il porto occupa un'area di 700.000 metri quadri, oggi purtroppo in gran parte abbandonata, però all'epoca ebbe un ruolo importantissimo nella crescita di Trieste come città portuale. Pensate che la nostra città all'inizio del Novecento era il quinto porto in Europa per volume di traffici. Il porto naturalmente oggi si chiama Vecchio, però quando viene costruito era il Porto Nuovo, era modernissimo. Noi qui siamo proprio vicino a uno degli edifici che lo caratterizzano e che lo rendevano all'avanguardia, ovvero la centrale idrodinamica, un bellissimo esempio di archeologia industriale. A Londra di queste stazioni di pompaggio ne avevano 5 e una molto simile muoveva il Tower Bridge. Sono stati ultimamente restaurati molto molto bene alcuni di questi edifici, appunto la centrale idrodinamica, la sottostazione elettrica e il magazzino 26, che costituiscono parte del polo museale del Porto Vecchio. Trieste nasce come emporio portuale. Cosa significa? Significa che la città si espande nel borgo teresiano e il borgo teresiano si trasforma in una specie di grande supermercato. Un grande supermercato con dei magazzini in cui venivano stivate le merci acquistate dai commercianti e poi altri andavano a comprare queste merci. La costruzione della ferrovia cambia questo modo di fare commercio. La ferrovia rende possibile dei collegamenti molto veloci, molto moderni, e la funzione del porto di Trieste quindi passerà dalla funzione di emporio a quella di porto di transito. Quando è stata ristrutturata la centrale idrodinamica si sono appunto posizionate qui queste bitte e intorno ci sono delle scritte, forse appunto non tutti le hanno lette, però qui ci sono appunto i giornali di bordo, ci sono le richieste di lavoro da parte del porto, c'è un elenco delle merci movimentate che ci dà l'idea di quelle che erano le merci che venivano movimentate nel porto. Ovviamente noi dobbiamo pensare a un porto interessante. Qua le merci arrivavano in dei sacchi, arrivavano anche sciolte, quindi era tutto molto colorato, profumi, odori anche a volte meno piacevoli. E naturalmente queste merci lasciate qui a volte rimanevano, nel senso, non so, un sacco si rompeva, quindi non si poteva caricare. E allora c'era il diritto da parte di chi lavorava qui dentro di portarsi a casa un po' della merce che non era più caricabile, altrimenti questa merce sarebbe rimasta qui e quindi si poteva portare fuori, e a stretto uso familiare naturalmente. Pensate che prima le merci venivano sbarcate sul canale, cumuli di angurie sul canale, e i passanti ovviamente avevano anche un po' di difficoltà ogni tanto a passare, trovavano i passaggi ostruiti. Naturalmente la città si libera in quel momento e cambia la vita anche di molti lavoratori, perché abbiamo delle figure tradizionali conosciute un po' da tutti i triestini, che sono per esempio le sessolotte, mi vengono in mente loro. Erano donne che mondavano le merci. Le sessolotte lavoravano a casa, caricavano 30-40 kg di roba sulla loro testa e cantando, perché di solito andavano in gruppo e avevano delle voci intonatissime, i loro cori erano famosi, e cantando andavano verso casa. Col porto cambia, i loro canti non si sentono più. Chi li può sentire sono le persone che lavorano qui dentro. Qui avevamo di tutto, avevamo italiani, slavi, avevamo tedeschi, cioè veramente era cosmopolita come la città stessa. E c'erano delle figure un po' così clandestine, che erano quelli della fiasca, che avevano la loro bella fiasca sotto la giacca con un bicchierino, venivano chiamati, un po' di nascosto chiaramente, e con grande velocità versavano il bicchierino e l'operaio lo beveva, insomma, per riscaldarsi e per riprendere il lavoro. Il Porto Vecchio era veramente una città nella città, in continuazione con la città.
Infatti vediamo che le sue strade ripercorrono un po' quello che è l'andamento delle strade del Borgo Giuseppino. Questo era il viale principale, vediamo per esempio che ci sono i binari del treno, perché era importantissimo poter scaricare le merci dai magazzini direttamente all'interno dei vagoni. Questo è un magazzino particolarmente importante, il magazzino 26, è il magazzino più grande del porto e questo diciamo è il magazzino ristrutturato che ci dà l'idea effettivamente dell'aspetto che avevano questi magazzini. Immaginateveli tutti più o meno così, insomma c'era una certa omogeneità architettonica all'interno del porto. Sono molto carine le colonnine in ghisa, lo stile è uno stile che troviamo un po' in tutto l'impero austro-ungarico, molto utilizzato per magazzini, per arsenali, ed è lo stile Rundbogen, quindi lo stile dell'arco a tutto sesto. Un nome che sarà già familiare a molti triestini è quello di Giorgio Zaninovic, che ha lavorato proprio per il Porto Vecchio. I varchi che danno l'accesso a quest'area portuale li ha progettati lui, sono monumentali perché si devono naturalmente mettere in rapporto con una piazza che è una piazza monumentale ed è Piazza Libertà. Quindi questa era una zona di raccordo tra Borgo Teresiano e zona del porto. Uno diciamo degli elementi che caratterizzano Zaninovic è l'utilizzo di queste stelle. Alle mie spalle il magazzino delle idee, oggi sede di mostre, ma che inizialmente era il magazzino del sale e che si pone proprio in rapporto con la città, cioè c'è proprio un dialogo architettonico con Corso Cavour e quindi ha un'architettura un po' diversa da quella dei magazzini che fanno parte del Porto Vecchio. Ma cosa significa esattamente Porto Franco? Con questo termine si intende che le merci che arrivavano a Trieste non pagavano alcuna tassa e nessuna dogana. La funzione della città passa da quella appunto di emporio a quella di porto di transito. Fondamentalmente, per farvi un esempio, se io fossi stato un commerciante viennese che voleva importare tè dalla Cina, che cosa avrei fatto? Avrei acquistato il tè direttamente in Cina, l'avrei fatto passare per il canale di Suez, Trieste, magari qui lo potevano lavorare un pochino, imballare in maniera diversa, caricato su treno sarebbe arrivato a Vienna. Una cosa quindi un po' diversa, cioè il compratore iniziale in pratica gestisce tutto il processo del trasporto. Il porto diventerà Porto Franco laddove una volta tutta la città era Porto Franco. Ci sono molti racconti che ruotano intorno a Porto Vecchio che si riferiscono ai giorni prima del 30 giugno 1891, quando fu chiuso definitivamente il Porto Franco. Ha significato per tanti triestini dover pagare di più anche quello che usavano comunemente. I giorni precedenti al 30 giugno del 1891 hanno visto la corsa dei triestini ai negozi e ai magazzini per comprare più cose possibili. Parliamo di farina, di riso, di caffè, di olio, proprio per comprarle a prezzi ancora bassi, quindi senza le tasse che poi avrebbero gravato questi prodotti. Addirittura molti negozi dovettero aprire di notte per permettere appunto alla clientela di soddisfare questo bisogno. Se fossimo qui nel 1891, diciamo intorno a quell'epoca, sentiremmo parlare sicuramente molte lingue, ma soprattutto lingue slave e l'italiano. E il dialetto triestino, perché poi quella era la lingua franca con cui tutti si capivano, un triestino che non sempre era il triestino classico, perfetto, però insomma sicuramente era la lingua della comunicazione a tutti i livelli, a livello più popolare, ma anche a livello insomma di intellettuali triestini. Era il dialetto triestino veramente sempre stato un mezzo di comunicazione molto molto democratico. Un'area che negli anni i triestini si sono riappropriati, infatti fino a non molto tempo fa il Porto Vecchio non era accessibile al pubblico. Oggi invece si possono vedere tante persone percorrerlo ogni giorno, chi per il piacere di una passeggiata all'aria aperta e chi per sport. È una città nella città.